Ciao raga, trovati sul mio canale YouTube. Oggi cominciano le Premier Review dei tots della Premier League che ho provato in questi giorni. Devo dire che ce ne sono stati tanti, in particolare alcuni mi hanno sorpreso veramente in maniera incredibile. Ve li ho divisi a 3 a 3, quindi oggi partiamo con i tre giocatori che secondo me più solleticano il palato del giocatore di foot che sono De Bruyne, Rashford e Salah. Giocatori che costano sì tanto ma che sono un po' i top player di questo team di Premier League. Andiamo a farci un recap statistico e poi vi ho preparato tutta una serie di clip in game che ho registrato durante la mia weekend league. Passiamo dunque subito sulla schermata di gioco e abbiamo De Bruin. Pagato 1.200.000, quindi manco tantissimo, 1.81 m, World Crate alto alto. E già qui mi soffermerei perché questo World Crate alto alto è uno dei più veritieri che io abbia mai testato per un giocatore su FIFA e in particolare per un centrocampista. Questo giocatore qui è un pendolo, fa su e giù avanti e indietro in maniera infaticabile, tant'è vero nonostante abbia il 99 di stamina, mi è capitato che alla fine della partita i supplementari avesse un po' diciamo, il fiato corto, però questo perché durante la partita nei 90 minuti ha fatto veramente il bel e il cattivo tempo sia in avanti che indietro. È destro, ha 4 di skill, ha 5 di piede debole, un piede debole che lo rende veramente letale, sia in fase di impostazione che in fase di finalizzazione. In quanto, nonostante non sia agilissimo, può comunque spaventare il fatto che possa girarsi sia da un lato che da un altro. La velocità si sente, devo dire ha un ottimo tiro è in fase di realizzazione come potete vedere dalle statistiche si sente tant'è vero che ha fatto 16 partite 11 gol e 11 assist ha dei passaggi che non vi sto neanche qui a raccontare penso che non me ne abbia sbagliato credo uno nelle 16 partite che sono andato a giocare il parametro di agilità, equilibrio e reattività per un centrocampista è ottimo infatti con le due si muove bene e in particolare con 90 di aggressività si attacca bene all'uomo quello che più mi ha sorpreso di questo De Bruyne è stato. L'incremento statistico a livello difensivo, infatti, abbiamo 83 di intercettazione, 85 di lettura difensiva e 81 di contrasto in piedi. Questo De Bruyne qui fa un sacco di interventi automatici. È sempre piazzato sulla linea del passaggio, fa una caterva. Ve lo giuro di intercetti in maniera automatica che andrete a vedere poi nelle clip um, successivamente e questo è un giocatore che mi ha stupito veramente veramente tanto, lo trovo molto più completo del Toti e credo che rimarrà all'interno della mia squadra anche dopo il test dei vari tots. Altro giocatore che mi è piaciuto davvero tanto è Marcus Rashford, 1,86m alto normale, 5 di skill e 4 di debole. Molto rapido, si sente tantissimo la sua velocità. L'ho giocato sia in punta che in fascia, preferendolo in fascia, poi vi spiegherò il perché. La finalizzazione e la potenza tiro si sentono. Una sentenza sia sul tiro a incrociare che sul tiro sul primo palo. Degli ottimi passaggi che effettivamente hanno ricevuto un significativo boost. 95 di agilità. Lo trovo più agile rispetto a quelle che sono le altre versioni di Rashford, nonostante abbia 87 di forza. Quindi, magari potrebbe tra virgolette risultare appesantito. però è un giocatore che eh, il suo lo fa tranquillamente. Ha dei movimenti molto ampi, sia per quanto riguarda il tunnel direzionale, l'elastico, la suola più lunga. Lo scoop turn quindi ha tutto uno skill set um, che lo rende veramente imprevedibile io ripeto l'ho preferito da, da esterno perché nonostante si senta questo aumento in agilità non è ancora così decisivo da poterlo giocare come punta in punta secondo me ci, cioè, abbiamo bisogno di giocatori uh, diciamo un po più simili bappettoti no quindi quel, o alla nemarif quindi giocatori che sono ancora più reattivi nei micro movimenti nello stretto che sono il meta di quest'anno e l'abbiamo ormai capito. Altro giocatore che ho testato è Momo Salà. 4 di skill e 3 di piede debole. Il mio cervello era andato un attimo in uh, error uh, 404. 16 partite per lui, 3 gol e 5 assist, giocato da esterno perché come sapete Salah è un giocatore che non mi entusiasma mai per via del piede debole allora ho detto ok, prendiamolo, schiaffiamolo da esterno sinistra, visto che sfruttiamo lo speed boost con l1 così come Rashford l'ha giocato da esterno a destra e diciamo il suo lo ha fatto, ovviamente la velocità si sente tutta in fase di finalizzazione una sentenza con il suo mancino a incrociare quindi vi ricordo di mettere gli esterni sul loro piede perché quest'anno si porta più il tiro a incrociare a servire l'esterno che arriva piuttosto che rientrare sul tiro a giro. Ha dei buoni passaggi, inficiati però un po' dal passaggio quando si ritrova sul piede destro. Agilissimo, una trottola, un diavoletto della Tasmania. Si gira su se stesso, 8000 volte. Il soldato di Maometto, come simpaticamente l'ho chiamato su FIFA 19, e poi è rimasto. Forza 83 che non lo va ad appesantire. sarà veramente un giocatore di livello, vista anche anche quella che è la carenza, no? di esterni a destra, soprattutto in Premier League, questo qui fa la differenza assolutamente e mi è piaciuto tanto. Andiamo a vedere poi perché e dove ha reso maggiormente. Quindi, dopo aver fatto questo piccolo recap a livello statistico di questi giocatori, direi che è il momento di passare subito all'azione per vedere quelle che sono le clip che vi ho registrato. Partiamo proprio da quelle che sono alcune immagini di gioco di Kevin De Bruyne. Guardate questa sequenza qui, perché abbiamo De Bruyne mentre io avevo il pallone in questa zona di campo che si ritrovava praticamente a ridosso dell'area di rigore per cercare di venire in avanti e dare un supporto alla manovra offensiva, non appena la palla è stata recuperata dal mio avversario, guardate De Bruyne che inizia praticamente la sua lotta contro il mondo e inizia a rincorrere su questa linea per ritornare all'indietro, guardate faccio ripartire le immagini, guardate De Bruyne come ritorni senza che io lo vada a controllare neanche un secondo, è arrivato in questo frangente vada a mettersi sulla linea di passaggio tra eh, il suo Ronaldo e l'altro giocatore che poteva ricevere il pallone. Qui io intanto faccio un buon intervento con Shaw, ma De Bruyne non si perde d'animo perché l'avversario recupera palla, la prende nuovamente con Dybala e guardate qui De Bruyne si era messo un'altra volta da solo, senza che io mai lo andassi a selezionare sulla linea di passaggio per Ronaldo e va a intercettare questo pallone. Quindi questa è stata probabilmente la sequenza difensiva di De Bruyne che più mi ha sorpreso ed è stata poi una costante perché veramente me lo sono ritrovato sempre in mezzo alle linee di... Passaggio avversarie anche se non lo andavo a controllare. Andiamo a vedere poi quest'altra azione dove vi faccio notare quello che è il suo work rate alto alto. Stavolta al contrario, in fase offensiva. Perché guardate, qui mentre io scambio con Gris, Rashford, Bruno Fernandes. De Bruyne è in questa, è in questa posizione, io l'ho giocato in un 4-4-2 senza restare dietro in attacco ma su so equilibrato quindi effettivamente dà sfogo a tutto quello che è il suo work rate, un giocatore più passivo sarebbe potuto rimanere lì a ondeggiare in quella posizione invece guardate De Bruyne come attacca la profondità buttandosi alle spalle di quelli che sono i difensori avversari, qui Dalglish si ritrova davanti alla porta in una situazione scomoda perché magari ha lo specchio della porta abbastanza chiuso e arriva De Bruyne a offrire questa linea di passaggio e a scaricare dentro il più facile dei tapin. Quindi, qua non è tanto il, um, il tiro, ovviamente, che è un gol a porta vuota, ma il movimento che ha creato tutta l'azione pericolosa a partire dall'inserimento che ha aperto spazio per Dalglish e poi la chiusura. Qui ancora una volta De Bruyne serve benissimo un passaggio che non è banale per Rashford perché spesso qui capita che la palla è troppo lunga e troppo corta e viene recuperata dai difensori e ancora una volta dopo il passaggio non rimane passivo ma continua, guardate, la sua corsa per andarsi a liberare leggendo l'azione e ancora una volta Rashford arriva con l'assist e scarica il più facile dei tapin poi dentro Kevin De Bruyne. Quest'altra sequenza, ancora una volta De Bruyne arriva al rimorchio finta di tiro di prima quindi anche a far vedere la sua abilità palla al piede e poi scarica con questo destro un'ennesima Conclusione vincente Qui andiamo a vedere quest'altro Quest'altro replay difensivo Perché vedete che a difesa schierata io vado a controllare Bruno e invece De Bruyne Va poi a recuperare il pallone In maniera automatica Su questa palla pagante vedete come è andato a fare Questo micro passettino verso Di Bala Per mettersi davanti rilancia Poi l'azione e qui andiamoci a gustare Rashford in posizione Di esterno destro come vi dicevo Dopo aver fatto il doppio passo vedete che Rallento con l'L1 per andare ad Attivare la meccanica dello speed boost E guardate come si speed boosta bene Sto Rashford lascia sul posto Adama Praticamente di un chilometro Ovviamente Adama non è l'ultimo arrivato Guardate come cambia bene direzione Con suola più scoop turn Guardate come è abile a fermarsi Tacco tacco Reverse elastico Tutta una serie di movimenti Molto molto ampi Guardate qui ancora una volta Come ondeggia bene sulla linea Sulla linea laterale Qui la palla poi viene recuperata da Salah Che viene messa per Neymar E ancora una volta Arriva al rimorchio Kevin De Bruyne questo anche per farvi vedere il suo tiro a giro che non lascia scampo al portiere, che addirittura rimane impalato. Qui ci gustiamo questa sequenza di Rashford che è mandato in campo aperto. Ci fa vedere tutta la sua abilità palla al piede, la sua ampiezza dei movimenti. Guardate, qui con questa sola più scopturna ad apparecchiarsi il destro a giro davanti la porta senza lasciare scampo all'avversario. Questa è stata una costante di questi, di questi movimenti di Rashford. Così come qui vi faccio vedere questa che è appunto la meccanica del tiro a incrociare con l'esterno che capita più spesso del tiro a giro. E devo dire che questa versione di Rashford non mi ha mai deluso. Nonostante io avessi provato anche le altre, spesso e volentieri capitava che anche in quella zolla lo tiravano addosso al portiere. Quindi sembra una banalità, ma vi assicuro che non lo è. Andiamo a vedere quest'altro quest replay, ancora una volta con Neymar che serve la cavalcata di, di Rashford che arriva davanti alla porta, salta bene il portiere e poi incrocia. Vedete ancora una volta il tiro a incrociare ma anche l'abilità nel saltare il portiere. Ancora una volta guardate qui Rashford al limite dell'area, tunnel direzionale, qui anche il sinistro per andare poi a concludere. Qui vi faccio vedere tutta quella che è l'agilità secondo me migliorata di questo giocatore e l'ampiezza anche in quello che è lo speed boost con il, con il tunnel direzionale. Iniziano i replay di Salah, guardate come si speed boosta benissimo con l'L1, guardate quanto campo prendo e come lascia in controtempo gli avversari per poi arrivare all'interno dell'area di rigore, dove non ve lo dico neanche che sarà buttato dentro Kevin De Bruyne che va a siglare l'ennesima conclusione vincente. Ancora una volta qui De Bruyne eh, si butta dentro, allarga bene per Salah e guardate qui Salah come realizza col mancino un gol che vi assicuro non è banale. Qui Comunque pregevolissimo l'inserimento di De Bruyne, pregevolissimo anche il passaggio per evitare che il, il difensore andasse a recuperare palla. Bellissimo gol questo, questo di Salà e ancora una volta su questa occasione eh, di inserimento sul lato piccolo dell'area arriva proprio lui col mancino e la butta dentro qui con Dalglish vado a servire Salah che all'interno dell'area di rigore ci mostra tutta la sua agilità e col destro nonostante il 3 di piede debole ci fa vedere che comunque da distanza ravvicinata possiamo provarci infatti magari qui qualcuno uh, poteva anche sbagliare invece sto Salà alla fine si è inventato in buca d'angolo un gol che non era neanche facilissimo visto che aveva il giocatore abbastanza vicino a contatto quindi... Ricapitolando, ragazzi, abbiamo provato quelli che secondo me sono tre top player. In particolare De Bruyne, sicuramente superiore del Toti, un giocatore pazzesco, definitivo per me, fortissimo. Ve lo straconsiglio, gli do veramente 9 su 10. Dove 10 è la perfezione, che è difficile da raggiungere. Rashford anche mi ha impressionato tanto. Nel ruolo di esterno, tanta roba. Veramente, peccato solamente per il prezzo che è un po' altino al momento. Gli do un mezzo Mentre a Salah gli do un 8 pieno, limitato un po' dal piede debole, però da esterno mi ha. È mi è piaciuto quindi parliamo di tre giocatori molto molto validi che vi consiglio di inserire nelle vostre squadre se ne avete la possibilità domani altra gameplay review quindi io per oggi vi saluto ragazzi vi do appuntamento come al solito in live ogni giorno trovate le info in descrizione sulla piattaforma viola vi ricordo un bel like e un commento vi auguro una buona domenica e un salutone al vostro liberoschi ciao ciao